In un luogo lontano, nascosto tra rovi e cespugli, sorge un piccolo regno dove vivono fate e elfi. Ogni cosa in quel luogo è molto, molto piccola. Io sono Ben, l'elfo. E io sono la principessa Holly. Su, forza, andiamo! Aspettaci! Il piccolo regno di Ben e Holly. L'avventura di oggi ha inizio al villaggio delle fate. La gita scolastica. Ne mangerò tante. Gente grande! La gente grande sta arrivando! Niente paura, ragazzi! Vedete? È Lucy! Pensavamo che fosse qualcuno di pericoloso! La gente grande ha anche i piedi grandi! Sì, e non ci piace essere calpestati! Oi, oi. Ups! Mi dispiace averla pestata, signor sindaco! Non l'avevo vista! Non importa! Per fortuna ci sei solo tu! Ma non sono da sola! La mia maestra, la signora Biscotto, ha portato qui la nostra classe in gita per conoscere la natura! Un mucchio di enormi bambini e un'enorme maestra! Non devono vedere noi fate! No, e neppure noi elfi! O la signora strega! E nemmeno i nani! Oppure Barbarossa, l'elfo pirata! Sì, sì, certo! Tutto il piccolo regno deve essere tenuto nascosto! Quando ci fermiamo, maestra? Ecco la mia classe! Stanno arrivando! Presto! Entrate tutti in casa! Chiudete bene porte e finestre! Hai visto? Ci sono delle piccole finestre in questi funghi. Molto bene, venite tutti qui, bambini. Sì, signorina Biscotto. Quelli sono dei funghi velenosi. Spuntate funghi velenosi dalla lista. Funghi velenosi. Signorina Biscotto, i funghi velenosi hanno delle piccole porte e finestre? No. Andiamo! Oh, Lucy, ci è mancato poco! Sì, ma per stavolta ce la siamo cavata! Ora sulla nostra lista c'è una quercia. Forza, andiamo a cercarne una. Oh, no! Stanno andando dritti dritti al grande albero degli elfi. Dobbiamo arrivare lì per primi. Gente grande! Gente grande! Stanno venendo qua! Ah! Gente grande! Gente grande! Entrate tutti nell'albero! Arrivano! Chiudete le persiane! Bene, ora sembra un normalissimo albero. Oh, guardate! C'è un omino in quell'albero! Eccoci qua. Potete riconoscere una quercia dalla forma delle sue foglie. Scusi, signorina Biscotto, abitano degli omini nelle querce? Cosa? Ma certo che no! Potete spuntare quercia dalla vostra lista, ragazzi. Quercia! Uff, ci è mancato poco! È vero, pochissimo! Bene, la prossima voce nella lista è insetti. Da questa parte, bambini. Oh, oh, guarda, stanno andando dritti dritti al piccolo castello! Dobbiamo arrivare prima noi! Aspettatemi! Papà, papà! Sta arrivando la gente grande! Gente grande? Presto! Tata, chiudi le finestre! Bene. Ora siamo completamente nascosti. Nascosti? E cosa mi dite del castello? Magari non lo noteranno. Non lo noteranno? Non lo noteranno? Un piccolo castello delle fate con una bandiera in cima? Ci sono, lo renderò invisibile con un incantesimo. Sei un genio, Tata. Diventa invisibile, più non ti mostrare. Un colpo di bacchetta e il castello scompare. Un castello! Questo prato è di certo il posto ideale per vedere dove vivono gli insetti. Credo di aver appena visto un castello, ma è scomparso subito dopo. Ah, un castello! Che grande immaginazione avete voi bambini! Oh, ma che... Sembra che qui ci sia qualcosa. Posso sentire una torre e questa è una bandiera, credo. Signorina Biscotto, forse ho visto degli insetti, sono proprio là! Oh, certo, insetti, ecco cosa stavamo cercando. Signorina Biscotto, guardi, ho appena trovato un insetto. Fantastico, qualcuno di voi sa come si chiama quell'insetto? Gastone! Come? Voglio dire, è una coccinella. Bene, bambini, spuntate pure insetto sulla vostra lista. Insetto! E adesso andiamo al lago. Credo che sia da questa parte.
Grazie al cielo, si stanno allontanando dal piccolo castello. Ma vanno dritti verso la casa della signora strega, purtroppo. Dobbiamo fare presto. Come riusciremo a nasconderla? È enorme. Forse potrebbe soltanto far finta di non essere una strega. Buona idea, Ben. Salve. Salve, signora strega. Ascolti, non c'è tempo per spiegare, ma ora dovrà far finta di non essere una strega. Va bene. E cosa sarei? Lei è solo un'anziana dolce signora. Ok. Stanno arrivando! Ricordi, è solo un'anziana dolce signora che non farebbe male a una mosca. Ok. Buongiorno. Non sono una strega, sono un'anziana dolce signora che non farebbe male a una mosca. Beh, sono felice di saperlo. Io sono la signorina Biscotto. E io la signora strega. Quindi il suo nome è signora strega? Sì, ma non sono una strega. Sono una dolce anziana signora che non mangerebbe mai una mosca. Fantastico. Sa dirci come arrivare al lago? Sì. Dovete solo seguire quel sentiero attraverso gli alberi. Non potete sbagliare. Quello che indossa non ha un cappello da strega? Sì, ma non sono una strega. Ma ha detto che il suo nome è signora strega? Sì. E il suo è signorina biscotto, anche se lei non è un biscotto. A proposito di biscotti, se per caso volete fare merenda, prendete una tegola del tetto. Sono fatte di pan di zenzero, prego. Grazie, signora strega! Ciao! Arrivederci! Sono stata brava, non sospettano di niente. Ma adesso stanno andando al lago! E lì è dove Barbarossa, l'elfo pirata, ha ormeggiato il suo veliero! Dobbiamo avvertirlo! Pronto? Qui parla Barbarossa, l'elfo pirata. Ascolti attentamente! La gente grande ora sta venendo da lei! Sì, li sento e non ho tempo per nascondermi! Faccia finta di essere un giocattolo! Ok, ricevuto! Sono un giocattolo! Ecco il lago! Ha trovato una barchetta giocattolo! E c'è anche un bambolotto! Oh, quello è Barbarossa! Oh, e chi sarebbe? Voglio dire, il bambolotto ha la barba rossa. Qualche povero bambino deve averla persa. Mettiamola qui, dove possa ritrovarla. Signorina Biscotto, ci sono i girini nel lago. Bene, spuntate girino sulla vostra lista. Girino! E così termina la nostra gita nella natura. Andiamo, bambini, si torna a scuola. Sì, signorina Biscotto! Ben fatto, Barbarossa! Nessuno di loro si è accorto di niente! No, per fortuna, ma ci è mancato poco! Ormai sono stati ovunque nel piccolo regno, ma siamo riusciti a non farci scoprire! Sì, complimenti a tutti quanti! La gente grande continua a non sapere dell'esistenza della gente piccola! Non hanno visto il grande albero! Né il piccolo castello! E non hanno nemmeno scoperto che la signora strega è davvero una strega! E posso anche aggiungere che è stata una fortuna che non si siano imbattuti nello gnomo! Dumpty Dumpty Duda! Ah! Lo gnomo! Dumpty Dumpty Duda! Buongiorno! Ehi, come va? Buongiorno! Per caso sta andando a una festa in maschera? Festa? Ci sarà anche del cibo alla festa? Mi piace il cibo! Non lo so, noi siamo in gita. Oh, davvero? Che cosa avete visto qui nel nostro bel bosco? Abbiamo visto i funghi velenosi. E anche gli insetti. E i girini nel lago. Funghi velenosi, insetti e girini? Oh, ma nel bosco ci sono molte altre cose. Veramente? Ci sono gli elfi e anche le fate. Le cosa? Quel chiacchierone di un gnomo sta rovinando tutto. Come lo possiamo fermare? Lo so io. Forza, andiamo, Gastone. Certo, gli elfi vivono in un grande albero. È forse una quercia? Già, con tante finestrelle minuscole. Io credo di aver visto un castello. Oh, l'hai visto di sicuro. È lì, in mezzo al prato. La famiglia del re delle fate vive nel piccolo castello che è fatto di minuscoli mattoni. C'è anche una strega? Oh, certo. Il suo nome è Signora Strega. E alcune delle fate vivono in questi funghi velenosi? Sì. Quello è il villaggio segreto delle fate. Zitto! Come? Signor Gnomo, lo sa, la gente grande non deve sapere dell'esistenza del piccolo regno. Oh, avete ragione. Va bene, lasciate fare a me. Allora, se non sbaglio, stavamo parlando di funghi velenosi, insetti e girini, giusto? Sì! Bene,
Tutto quello che vi ho detto dopo, per favore, scordatelo. Scordarlo? Sì, e non ci sono nemmeno nani magici, draghi oppure goblin in questi boschi, dico sul serio. Ok, coraggio bambini, torniamo a scuola. Ciao! Arrivederci. Questa volta ci siamo andati parecchio vicini. Ciao, ci vediamo! Ciao, Lucy! Salvi per un pelo. Un pelo? Ma si è spifferato tutti i nostri segreti. Ma poi ho anche detto loro di scordarsi tutto quanto. In ogni caso, il piccolo regno è di nuovo al sicuro. Già, e per questo dovete ringraziare me.